L'antifascismo è un principio fondamentale per la Toscana e adesso, anche formalmente e definitivamente, entra a pieno titolo nel nostro Statuto, un po' come la Costituzione della nostra Regione. Il sì è stato unanime, comunque in aula si è sviluppato lo stesso, un dibattito vivace, con diverse posizioni, le ascolteremo tutte. Adesso ci sarà anche un piano regionale per la transizione ecologica che aggiorna la programmazione ambientale ed energetica. Dicono di sì i consiglieri della maggioranza, contrari gli altri. Anche in questo caso ascolteremo le diverse valutazioni. A proposito di energia e ambiente si è sviluppato un altro confronto sul rigassificatore di Piombino. La richiesta di fermare i lavori presentata dal Movimento 5 Stelle è stata respinta. La la conferenza dei servizi continuerà a riunirsi fino al 21 ottobre. C'è una novità per le terme toscane: tutto il Consiglio approva l'elenco dei 23 comuni termali, quindi anche di quelli meno grandi e conosciuti, e lega al piano regionale di sviluppo le politiche per il settore. Due grandi manifestazioni in questi giorni in Toscana, una a Firenze legata all'ambiente e alla lotta al cambiamento climatico, l'altra a Pisa, sulla rete è l'Internet Festival. Il Consiglio regionale vi partecipa, presenta attività e progetti e presenta anche il nuovo premio Innovazione. Purtroppo però la notizia della settimana è un'altra e provoca molte reazioni, noi oggi partiamo da qui. Quote le coscienze e provoca tante reazioni della politica e delle istituzioni, una vicenda di cronaca accaduta in questi giorni, la morte, di cui abbiamo parlato nei nostri telegiornali già domenica, di un rider a Firenze al termine dell'ultima consegna. Come lavorano i fattorini digitali dei nostri tempi? Che garanzie hanno? Che sicurezza potrebbero avere con normative nuove e più stringenti? E noi stiamo provando in tutti i modi a far applicare la norma che noi abbiamo messo in campo sulla formazione e sulla sicurezza dei fattorini digitali. Ogni volta che un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna perde la vita, ognuno di noi deve porsi delle domande e cercare di poter far meglio. Quella legge va applicata, va applicata fino in fondo. Bisogna aprire ancora più canali di dialogo, in questo caso con le società di delivery, eh, con tutti coloro i quali purtroppo offrono un lavoro ancora precario e con un livello di retribuzione non adeguata. Eh, le parole lette anche in questi giorni, la necessità di queste ragazze e di questi ragazzi di prendere sempre più ordini perché altrimenti l'algoritmo li metteva fuori è qualcosa che richiede una norma nazionale. Noi l'avevamo predisposta, non siamo riusciti ad andare in fondo. Eh, credo che qui davvero serva un salario minimo e serva che ci sia eh, la stabilizzazione. Non possono essere precari, ma devono essere inseriti con una forma di contratto che gli dia garanzie di tutela e di sicurezza. Questo dobbiamo farlo noi, ma devono farlo soprattutto a livello nazionale. E spero che questo nuovo esecutivo se ne faccia carico presto. La vittima si chiamava Sebastian Galassi, aveva 26 anni, ma non è l'unica, probabilmente non sarà neppure l'ultima. Ha sbattuto contro un SUV il giorno dopo è morto. Cosa possono fare le istituzioni adesso per tutelare questi lavoratori digitali dei nostri tempi? Enrico Sostegni è il presidente della Commissione Sanità. La tutela di chi lavora, di chi fa il rider ancora è assolutamente insufficiente e quindi sia da parte della regione che ovviamente anche da, da parte del governo dovranno essere adottate nuove misure che portino d'intesa con le organizzazioni sindacali a rafforzare gli strumenti di tutela per questo che, che deve essere un lavoro e non può essere un, un momento in cui si mette a rischio la vita di tanti ragazzi e ragazze che che Sono a lavorare e non devono essere a rischiare la loro vita. Tutti d'accordo? I consiglieri di maggioranza e opposizione porgono le condoglianze alla famiglia, rilanciano la questione delle normative adatte per fronteggiare il fenomeno. A cominciare dal partito che ha vinto le elezioni. Io mi auguro che, veramente, lo dico da, da, da interessato: mi auguro che il nuovo governo voglia mettere mano anche a una riforma strutturale di questo settore. Lo dico da consigliere regionale d'opposizione: la Regione Toscana, grazie al Presidente Mazzeo, è stata, anzi è, tra le regioni più all'avanguardia in Italia perché, per quello che riguarda la competenza regionale, abbiamo provato a garantire a questi ragazzi perlomeno un minimo di tutela. Non basta. È un lavoro pagato male, è un lavoro che mette a repentaglio la vita di questi ragazzi che per pochi spiccioli sono costretti a peripezie folli in mezzo al traffico delle nostre città. Nel suo intervento il capogruppo di Italia Viva fa un riferimento anche al reddito di cittadinanza. Sentiamo. Servono nuove normative, nuove tutele, nuove garanzie per dare dignità a quello che ovviamente serve alle persone per vivere e questo accentua ancora di più il divario tra chi... I... quotidianamente magari senza alzarsi dal proprio divano percepisce un sostegno, un sussidio e chi magari fatica per poche centinaia di euro a fine mese e questo crea uno squilibrio sociale inaccettabile. Una vicenda questa che ha toccato tutti come accade in un altro caso a Livorno qualche mese fa, anche lì il rider si era scontrato con una grossa auto ed era morto come Sebastian oggi. Dobbiamo continuare a mantenere forte e alta l'attenzione sugli incidenti e sul lavoro, soprattutto per quelle categorie che sono maggiormente esposte. Dalla ripresa eh, del lavoro in presenza con eh, l'alleggerimento eh, diciamo, delle misure pandemiche abbiamo assistito a un incremento e quindi il fatto che questo problema sia tutt'altro che sopito e deve essere alla nostra attenzione non solo come legislatori, ma anche come istituzioni. Si può dire che l'ennesima morte sul lavoro, perché di questo si tratta. Questi ragazzi che devono correre come pazzi per rispettare questo algoritmo e che purtroppo succedono queste tragedie. È un lavoro nuovo del nuovo millennio con queste multinazionali che tendono solo a fare profitti e forse c'è bisogno di normarlo in maniera adeguata. Nello Statuto della Regione Toscana, adesso, alla fine del comma 1 dell'articolo 3, sono aggiunte le parole: promuove, difende e pratica la memoria della resistenza e l'antifascismo, quale principio costitutivo del proprio ordinamento. Memoria della resistenza e antifascismo, dunque, come principi cardine della nostra Carta regionale. Il Consiglio regionale ha inserito come valore fondante del nostro ordinamento istituzionale il principio dell'antifascismo, inteso quale forma di opposizione a tutti i. Regimi dittatoriali e totalitari che rischiano di comprimere le libertà individuali e collettive. Viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante, principio ispiratore del nostro sistema istituzionale, ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno. Una conquista importante condivisa da tutta l'Aula del Consiglio regionale che inserisce nel nostro Statuto un ulteriore fondamentale elemento di civiltà. Hanno votato tutti sì a questa che era la seconda e definitiva lettura del testo, ma qualcuno alla fine parla di un'occasione in parte persa, perché? Perché al di là della dichiarazione di antifascismo potevamo sostanzialmente interpretare i nostri tempi superando, eh, partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo, quello eh, dell'antitotalitarismo, che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo. Quindi andare sostanzialmente nella direzione di saper riconoscere i fenomeni storici della nostra contemporaneità dove esistono tuttora stati dove si praticano sostanzialmente quelle caratteristiche che oggi storicamente si ascrivono al fascismo, il partito unico, la mancanza di libere elezioni, sistemi di polizia che reprimono i dissensi, che comprimono i diritti, che sono sostanzialmente non soltanto attuali e sono in vigore, ma non si richiamano chiaramente a stati che si dichiarano fascisti, ma si dichiarano in tutt'altro modo. C'è chi parte da questo per chiedere anche una revisione complessiva e condivisa dello statuto. Sicuramente una da sottolineare perché è patrimonio culturale di tutti l'antifascismo. Io rivendico l'antifascismo degli autonomisti. Posso al tempo stesso dire che si dovrebbe ormai aprire una pagina di riforma dell'ordinamento regionale, lo statuto, il regolamento e direi anche la legge elettorale. Quindi dobbiamo riflettere sul fatto eh, che mentre la Costituzione repubblicana prevede 12 principi eh, generali, invece per quanto riguarda ad esempio l'articolo 4 e le finalità della Regione Toscana si arriva fino alla lettera Z. Bene, ci siamo mossi bene, dovevamo probabilmente farlo prima, ma al tempo, al tempo stesso invoco ecco una razionalizzazione di tutti ecco, questi principi che sono espressi nelle finalità della Regione Toscana. E infine sempre nell'opposizione c'è chi critica il metodo che ha portato a questa decisione. Ma credo che su certi valori comunque sia indiscutibili e fondanti, sia della nostra carta statutaria sia soprattutto della nostra Costituzione non ci si debba dividere, anzi. Credo che oggi eh, questo tipo di dibattito, una volta archiviata la modifica dello Statuto, debba sì, da un lato denotare unità di intenti e come dire, una condivisione di quelle che sono le, le regole democratiche che ormai fanno parte della nostra, del nostro vivere civile, ma non dobbiamo però dimenticarci che molto spesso questi dibattiti hanno, si sono rivelati eh, come dire, quasi... Eh, Quasi snobbati dai cittadini rispetto a quelle che sono delle emergenze reali, l'emergenza economica, il caro bollette. Ecco, noi non dobbiamo però dimenticarci che, al di là di quelle che sono enunciazioni di principio, oggi occorre dare attuazione a quelle che sono le nostre finalità ed oggi sono richieste delle risposte. Altre valutazioni in sintesi, tutte positive della maggioranza e dei 5 Stelle. Sì, soddisfazione perché a livello unanime tutto il Consiglio regionale ha votato una norma che non è soltanto un elemento identitario, è una, un principio di carattere culturale. Ovviamente, 50 anni ci sono voluti per portare questo principio. E però, la soddisfazione che in questo momento tutta l'Aula sia riconosciuta su un valore, un valore che denota le nostre origini: il Pegaso e denota il fatto che dentro una cornice unitaria tutti i partiti, poi possano muoversi dentro i principi di democrazia e soprattutto nel rispetto reciproco gli uno degli altri. La capogruppo del Movimento 5 Stelle però aggiunge alla fine un appello. Molto spesso il valore dell'antifascismo o della memoria di alcuni eventi storici che hanno segnato l'Italia sono diventati per qualche ragione strumento di propaganda di alcuni partiti. Per dargli questa dignità invece di memoria del passato che ci deve aiutare a vivere meglio e con consapevolezza il presente, è necessario che principi, valori come l'antifascismo, la condanna dei totalitarismi e eh, tutto ciò che ricorda appunto a noi dei passaggi più oscuri della nostra storia siano condivisi in maniera apolitica a Confessionale, e soprattutto non diventino oggetto di propaganda come purtroppo spesso è accaduto anche nella nostra regione. Dopo l'approvazione c'è anche il commento molto soddisfatto del presidente dell'Assemblea Mazzeo. La Toscana è antifascista da, da sempre, dalla lotta della resistenza. Oggi lo è ancora di più perché finalmente mettiamo, lo mettiamo scritto nero su bianco nel nostro statuto. Il simbolo, il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso alato, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione nazionale e oggi essere antifascisti vuol dire offrire più diritti, libertà, giustizia, equità e credo che insomma metterlo all'interno dello Statuto sia un fatto simbolico e, fa e forte, un atto che dice qual è la parte giusta della storia da acquistare. La Toscana avrà un proprio piano per la transizione ecologica, una sfida importante, tanto più dopo questa estate così secca e con tanti danni che ha provocato anche alla nostra agricoltura, al nostro ecosistema, la siccità. L'assessore Monni spiega in aula e pochi minuti dopo nel nostro telegiornale in cosa consiste questo piano. Li fanno eco con toni molto positivi i consiglieri della maggioranza, ma cosa rappresenta davvero questa prima decisione del Consiglio? Primo passo per un coordinamento e quindi per individuare anche le persone che ci affiancheranno in questo importante lavoro di raccordo sia con il governo sia con eh, i comuni e quindi saremo in qualche modo una cerniera sul territorio per accompagnare in tutti gli atti importanti, mi viene in mente tutta la parte legata al PNRR, in una regione che tradizionalmente e storicamente ha già una grande sensibilità sulla parte ecologica proprio per la produzione stessa di energie rinnovabili e quindi non partiamo da zero. Ma con questo atto cerchiamo di mettere in maniera strutturale e programmata tutta la nostra esperienza finalmente a servizio e in rete con tutto quello che è il nuovo panorama che ci chiede l'Europa e quindi crediamo di avere tutti i numeri per poter partire e fare un buon lavoro di concerto sia con il governo che con le nostre comunità locali. Alcune parti però non convincono le opposizioni per varie ragioni. In realtà oggi si è istituita l'ennesima scatola vuota della Regione, è l'istituzione del piano, quindi non è un vero e proprio piano, che dovrà andare a contenere tutti quei piani che noi aspettiamo da anni. Io sono qui dal 2015 e ancora aspetto il piano dei rifiuti. Abbiamo visto passare degli adeguamenti sul piano della qualità dell'acqua, ma dobbiamo parlare di piano della qualità dell'aria, dobbiamo parlare del PRS. Che è dal 2015 che non viene fatto, nonostante ci sia una situazione eh, in Italia ma anche a livello internazionale che è totalmente cambiata anche causa Covid e purtroppo, come vediamo ora, anche per la, per la guerra in Ucraina. Quindi abbiamo una serie di tematiche che devono essere affrontate, ma ad oggi eh, ci si limita a fare una cornice di quello che doveva essere fatto già anni fa e che ancora i cittadini stanno aspettando. Oltre a Monte che presto lascerà il Consiglio regionale e si insedierà la. Camera dei Deputati emergono critiche forti anche dagli altri gruppi di opposizione. Come al solito la Regione vuole mettersi alla testa diciamo, della rivoluzione lessicale del Paese aderendo formalmente al piano della transizione ecologica. Dovrebbe essere un piano di programmazione di competenza del Consiglio regionale che raccoglie e in qualche modo coordina i piani dei rifiuti, della qualità dell'aria, dell'energia, eh, della lotta all'amianto, eccetera. In realtà purtroppo ad oggi sappiamo che manca il piano regionale di sviluppo che è l'atto madre della programmazione regionale, mancano. I piani di settore a cominciare proprio dal piano dei rifiuti. Quindi, dal nostro punto di vista, abbiamo chiesto maggiore concretezza e soprattutto di conoscere i tempi di realizzazione di questo piano. Raccoglie un po' di legislatura esistente, va a togliere il PAER, che invece è una pianificazione già esistente, senza sostituirla con qualcosa di concreto, con un cronoprogramma o con degli investimenti seri. Infatti, è a invarianza di costi e non si spiega come possa essere una legge così importante e non essere supportata da un investimento finanziario forte l'altro aspetto molto critico è che si tratta di una legge intersettoriale molto importante che inverte molti settori dall'energia all'edilizia alle infrastrutture ma non abbiamo ancora il programma di sviluppo regionale che è il documento cardine con cui inizia ogni legislatura La questione dell'energia adesso ruota soprattutto attorno al progetto del rigassificatore, l'iter prosegue dice il presidente Gianni eh, questo iter più va avanti più riesce a chiarire che la valutazione costi-benefici ci porta a vedere il rigassificatore come qualcosa che è utile non solo all'interesse generale, ma proprio alla tasca dei cittadini in termini di bollette, in termini di riscaldamento durante l'inverno, in termini di vantaggi anche per Piombino, perché nel memorandum che io ho fatto ci sono tante opere complementari a vantaggio di Piombino. E quindi io mi sento favorevole nel senso del materiale che finora ho elaborato fino a qui. L'iniziativa, il dibattito qui erano partiti dal Movimento 5 Stelle. Cosa chiedevate? Interrompere, fare interrompere queste attività prodromiche che stanno avvenendo nei dintorni di Piombino da parte di SNAM senza che ancora nemmeno sia stata iniziata la conferenza dei servizi. Noi abbiamo chiesto il suo ruolo di garante e lui si è arrampicato, secondo noi, sugli specchi, dicendo che noi chiedevamo qualcosa di illegale quando in realtà chiedevamo semplicemente che si facesse il percorso, l'iter previsto dalla legge. E soprattutto era assolutamente attinente a quello che è il piano per la transizione ecologica che abbiamo fatto oggi, perché stiamo parlando di, eh, energi di energia di emergenza energetica e di risorse e stiamo parlando, proprio oggi abbiamo discusso il piano che, della transizione ecologica che all'articolo 2 prevede l'utilizzo al massimo delle fonti rinnovabili e esattamente nel cuore della costa toscana decidiamo però oggi, anzi chiediamo di interrompere la costruzione di un impianto che per 25 anni utilizzerà comunque delle fonti non rinnovabili. Il documento è condiviso anche dai gruppi del centrodestra, ma sulla posizione di Gianni e del PD è chiaramente da tempo il capogruppo di Italia Viva. Io sono stato il primo in Aula a intervenire per respingere questo atto provocatorio, a mio avviso, del 5 Stelle, dove la destra si è accodata, perché è opportuno che il Consiglio regionale si pronunci, che dia sostegno e forza al nostro presidente Eugenio Gianni. A me fa piacere che Gianni sia intervenuto in Aula ha detto quello che di fatto ho detto io le leggi si rispettano, si procede nella conferenza dei servizi, si possono dare delle condizioni ma si va avanti sull'intervento del rigassificatore perché è un intervento che serve al nostro Paese, perché ci sono le condizioni per realizzarlo, perché ci sono oggi i tempi per realizzarlo e a me fa piacere che poi anche il Partito Democratico abbia discusso al proprio interno magari ma poi ha deciso di votare così come ha votato Italia Viva, così come ha chiesto il Presidente Gianni e credo che la nostra presenza in Consiglio regionale sia determinante, oggi lo abbiamo dimostrato. Terme toscane si cambia, la legge è nata da un confronto all'interno della Commissione per le aree interne e montane, la votano tutti i consiglieri. Il termalismo in Toscana riguarda ben 23 comuni, molti dei quali anche se tanti non lo sanno sono nelle aree più periferiche e all'interno di questi territori non c'è solo la questione degli stabilimenti termali, che ovviamente è fondamentale. C'è anche un indotto economico occupazionale che si è sviluppato nel tempo e c'è anche un tessuto urbano, perché le terme, dove sono state e dove sono fiorenti, hanno permeato profondamente i singoli centri. Quindi la nostra legge mette un punto all'interno dell'ordinamento regionale per noi e per chi verrà dopo di noi affinché per questi 23 comuni vengano messe in campo azioni che riguardano il sistema termale nel suo complesso. Ma come si vorranno realizzare interventi più efficaci in questo settore? Mediante processi di riconversione urbanistica che riqualifichino le città, che possano anche demolire immobili o strutture fatiscenti derivanti dal passato, che, si, che creino spazi nuovi, offerte nuove e soprattutto sappiano integrarsi tra di loro per favorire anche una permanenza e la vita di un'esperienza diffusa del sistema termale e non siano soltanto elementi di concorrenza fra di loro ma che vengano messi a sistema come un unico grande prodotto per far vivere tutta la Toscana e quindi tutta un'offerta integrata del sistema delle terme. Dall'opposizione si contestano i ritardi nell'adozione di queste misure giudicate comunque positive. Tutto quello che riguarda il termalismo è benvenuto. Io mi sono lamentata perché dal 2004 nel 2022 si fa qualcosa per il termalismo, c'è una proposta di legge che serve poi a fare un elenco dei comuni termali perché non esisteva nemmeno quello. Detto questo, eh, oltre agli stabilimenti con la rigenerazione urbana si terrà conto dei problemi dei vari settori, alberghiero, commerciale, eccetera, però mi sembrano tante parole e pochi fatti. Sai, PDL si, si dice che si farà questo, si farà quello, però in, in che modo si farà ancora non si sa. Forse un po' come nelle aree interne eh, con i contributi europei, però quando non si sa. Sullo sfondo c'è un'altra questione al momento irrisolta, quella delle terme del tettuccio, le più famose a Montecatini. Certamente sì, sono anni che noi chiediamo alla Regione di dichiarare strategiche le terme, in particolar modo termini Montecatini e SPA. Soluzione che avrebbe consentito naturalmente di fare già prima di oggi interventi straordinari per risanare l'azienda e darle una prospettiva di sviluppo e un nuovo piano industriale. Invece la Regione si è limitata nel corso degli anni a nominare amministratori contabili che in qualche modo hanno guardato ai conti e a gestire l'enorme debito che grava sulla società piuttosto che ripensare la collocazione delle terme nell'ambito, per esempio, come Montecatini, di una città del benessere rivolta al futuro. Di altri provvedimenti adottati, delle nuove norme sul core, come delle modifiche ad alcuni procedimenti amministrativi dell'attività dell'autorità di partecipazione e del bilancio di Toscana promozione turistica, ma anche dell'ipotesi di riforma dello statuto parleremo tra una settimana. Ora, soprattutto l'ambiente. Quante iniziative anche in questi giorni passano dal Consiglio regionale come la mostra mercato del tartufo di Forcole organizzata dal volontariato e dal Comune con i sapori inconfondibili delle nostre campagne o come Art Technology Expo, grande fiera dell'ambiente e della tecnologia applicata è stata presentata a Palazzo del Pegaso insieme a Mare Climaticum Nostrum alla Fortezza da Basso affronta a livello internazionale le conseguenze del cambiamento climatico tra queste di particolare rilievo anche nel dibattito sulla transizione ecologica, c'è il fenomeno della siccità che abbiamo sperimentato e pagato caro nell'estate 2022. Abbiamo avuto un agosto, ma soprattutto un settembre, molto piovoso. A Grosseto e Arezzo ha piovuto più di 200 mm, quando normalmente piovono 60-70 mm. A Siena, uguale. Il, il sud della Toscana, in questo momento, se io faccio i conti della pioggia, è uscito dalla siccità, cioè c'è addirittura un più 5%, cosa che, un mese e mezzo fa era a meno il 35%. Però, che cosa c'è da, da segnalare? 25 settembre 101 mm a Arezzo, 92 mm a Siena. Quindi, se andiamo a fare la cumulata, forse diciamo che non c'è la siccità. Ma se andiamo a vedere la distribuzione della pioggia, sta cambiando. Sta piovendo sempre di più in sempre meno tempo. E questo diventa un problema per trattenere quest'acqua rimpinguare quelle che sono appunto le nostre falde, quindi il futuro sarà la gestione della risorsa idrica. È il problema essenziale, molto di più dell'aumento delle temperature. Durante un'altra manifestazione, Internet Festival, inaugurata giovedì a Pisa, si presenta il premio Innovazione. La quinta edizione si rivolge a start-up e imprese private, spin-off accademici e universitari con sede e residenza in Toscana, ma ne parleremo meglio venerdì prossimo, 14 ottobre, sempre qui in Regionando alle 21.15 dopo il TG della sera.